da Cipro. 335 gradi, perfetto. E di fronte, Trieste. Ah. Trieste italiana, ritorno nella madre patria. Cosa hai detto? Madre patria. Eh? Niente. Non è che volevo offendere la patria. Ma che patria? La madre. Oddio, me la sono dimenticata. Mi sono completamente dimenticata mia madre. La mamma. Se è la sua festa, puoi sempre mandarle un telegramma. Abbiamo il radiotelefono a bordo. Ma no, mi sono dimenticata, proprio lei. Beh, cosa vuoi fare? Prima o poi i genitori si dimenticano. È un fatto di crescita, di maturazione. Ah, ma non hai capito allora? L'ho dimenticata in un albergo al posto di 3 milioni di conto da pagare. Ah. In ostaggio. Capisci cosa ho fatto? Sì, sì, ho capito. Ma quanto? Vediamo un po'. Aspetta. Che anno è adesso? 64. E dov'è quest'albergo? Beh, è da... Eh? Dall'altra parte. 40 centimetri da qui. Secondo te quanto ci mettiamo ad arrivare, Franchino? Un attimo, no? Con tutta la buona volontà. Ballina. Ho proprio paura che dobbiamo fare il giro, sai? Oh, ma ancora non capisci? È una donna anziana, Magari l'avranno tenuta prigioniera, l'avranno maltrattata. Sì, ma vedi... Franco, ti prego, non c'è un minuto da perdere, dobbiamo correre. Ti prego, subito, subito. Calma, ti aspetta. Se prendiamo una macchina veloce, sì. Velocissima, sì. Attraversiamo l'Italia. Sì. E scendiamo di qua. Sì. Già, ma di questo motoscafo cosa ne facciamo? Il porto più vicino a 100 km da qui. Ma non è assicurato. Sei sicura che fosse qui? Ma sì. Io guarda, se ho una cosa, è il senso dell'orientamento. Poi scusa, la collina a picco sul mare, la strada polverosa. Non mi pare mica questo l'albergo.